Buonasera a tutti. Oggi è il 1° maggio, siamo a Palazzo San Giorgio e sono in compagnia di Vincenzo Miceli, un consigliere comunale che condivide con me da un anno l'esperienza dell'amministrazione in comune, ma un lavoratore che oggi non si è risparmiato e che ha smontato il turno di notte dall'ospedale. È un infermiere in prima linea, spesso l'abbiamo visto nella tenda del triage con i suoi colleghi. La sua presenza oggi qui è il ringraziamento che la nostra amministrazione vuole tributare a tutti quelli che in prima linea oggi non si sono fermati, non hanno staccato dal lavoro, non hanno passato tempo con le proprie famiglie e hanno rischiato in prima persona per tutelare chi è più in difficoltà. E io allora chiedo a Vincenzo cosa è stato questo periodo per lui, quali sono state le emozioni e anche un po' le paure, soprattutto nei primi giorni quando non avevamo contezza di cosa stesse succedendo. Buonasera a tutti, ciao Federico. Sì, sono state delle giornate veramente intense. Finalmente sono stato uno anche dei primi a fare il turno in tenda con una mia collega, e quindi la gente veniva spesso a chiedere delle informazioni su come comportarsi, come fare dei eventuali tamponi, e chiaramente le nostre risposte erano abbastanza esaurienti. Certo. Però non è stato semplice anche per loro, che volevano fare per forza il tampone, spaventati della novità. Una cosa che abbiamo condiviso forse tutti e due, perché tu sei stato in prima linea in ospedale, noi amministratori, credo tutti i miei colleghi sindaci in Italia, siamo stati tra quelli che hanno girato le RSA, gli ospedali, tutti i luoghi. Particolarmente i primi giorni c'era paura. Come dice Borsellino, la paura c'è, ma se ci mettiamo una bella dose di coraggio passa. Esatto, è stata così. Come avete vissuto in ospedale una malattia che era sconosciuta? Perché tutto quello che vi capitava, che ti è capitato nei tuoi 20-30 anni di carriera professionale, più o meno sapevi cosa stava succedendo. Questa volta no. Questa volta no. Infatti già il fatto di metterci delle tute, delle mascherine, che non è semplice portarla. Ha cambiato un po' il modo di... Ha cambiato tantissimo, ma già il rapporto interpersonale con i miei colleghi era cambiato, perché si vedeva, c'era quella paura, si leggeva negli occhi, il fatto di stare così vicini, così contatto al paziente, con febbre, tosse, potete capire, cioè potete immaginare la paura che ha vissuto. Certo. E quindi dobbiamo ringraziare loro, del Santo Spirito, tutti gli operatori dell'RSA, la Polizia Locale, la Protezione Civile, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, tutti coloro i quali, le associazioni di volontariato e del soccorso, i volontari civici, i 200 volontari civici. Ecco, oggi nel giorno della festa dei lavoratori vogliamo tributare un grande applauso, un grande ringraziamento a chi da 60 giorni è in prima linea e non si ferma un attimo per tutti noi. Quindi a nome di tutta la nostra amministrazione, grazie a Vincenzo e a nome suo, a tutti i suoi colleghi che in questi 60 giorni non si sono risparmiati. Dal nostro ospedale, Vincenzo, anche oggi sono arrivate notizie non buonissime, perché purtroppo abbiamo avuto un decesso, 4 ingressi e 2 sole dimissioni. Ecco, per 3 giorni, in questi 60, abbiamo avuto più dimissioni che ingressi, ma oggi non è stato così. Quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Assolutamente no. Mai basta la guardia. Fortunatamente stanotte abbiamo avuto degli ingressi di dolori toracici e nessun sospetto Covid. Ah, bene. Questa è stata una cosa bella. Quindi è un buon inizio, perché tante persone non vengono in ospedale. Sono spaventati, purtroppo abbiamo avuto anche dei decessi per infarto, esatto, quant'altro, di persone che erano spaventate a venire in ospedale. Esatto. Bene, allora anche questa sera da Palazzo San Giorgio è tutto, tra un po' chiudiamo e andiamo anche noi a cena. Buona serata a tutti, per quanto possibile buon 1° maggio, e grazie a Vincenzo e a tutti i nostri operatori. Grazie di cuore.